Oh Andrea, c'è una cosa importante. Che cazzo stai facendo, Andrea? Ma ascolti o no? Facendo le previsioni del futuro. Me Ma lasci senti, tranquillo. non ti posso lasciare tranquillo, qui c'è una cosa importante, voglio dire. Dai, è una settimana che non prevedo più il futuro, volevo vedere i numeri del lotto. Che c'è No? bisogno, che... Ah, senti, qua c'è uno che parla inglese come mia madre parla il dialetto del de Senigallia, uguale. I numeri del lotto? Ascoltami questa cosa, per favore, ti vuoi alzare quel divano e ascoltare questa cosa? O no? Vabbè, il numero di lotto me li fa dopo però. Te li faccio fare dopo, tranquillo, però ascoltami questa cosa un attimino. Mi ero concentrato, mi Guarda, stavano venendo. si parla con Dear Friends, già è So tutto già un che me ne programma. pentirò. Sì. Diciamo qui casella. È uno, un provazione, cioè, si sente una persona importante. Ma di cosa parla? Non lo so, non riesco a capirlo manco io veramente. È un po' deficiente in teoria. Però Perfido ascolta. Benedict XVI. Ma ha detto che Pontefix è inglese. Ti risulta? Secondo me Pontefix è latino. Dici? Non lo Il so, io. Papa che è. Ascolta, no. Ha twittato. Primo messaggio. È il profilo. Pontefice è la versione inglese, dai, se lo Ma di dice cosa? lui. Versione inglese di cosa? Di Pontefice! Il santo padre ha voluto. Oh, il profilo più sfruttato, non è Twitter. Te sto cazzo di Facebook, vuoi capire che non serve a niente? Sempre lì a chattare per trovare una ragazza. E Twitter è quello più seguito, lo dice anche lui. Oh, lingue minori. Te studi il cirillico, quando l'inglese è la lingua principale. Oh. Spero che ti vedi, ti sta pure leggendo l'inglese, che è una lingua di quelle, Sentiamo, sentiamo, sono curioso. A priori. Please, Bless sarebbe più pleased sarebbe in inglese. Va bene. Vabbè, dai, adesso un attimino ci ha provato, dai. Response. Mamma mia, un attimino deve essere un po' più tranquillo, eh. Sentiamo la traduzione. Sì, è in corso di ravvicinati del terzo tipo. Vi benedico a tutti. Questo non è neanche italiano, sai. No, purtroppo mi sa che questo è un... Ma dai, comunque ci riprova, eh? Perché io l'ho visto sto video, lui ci riprova, te lo sto facendo vedere perché ci riprova e correggerà l'inglese. Guarda. Sì, credo. Blessed, Blessed. hai sbagliato un'altra volta. Non ce Già, la provato fa. la seconda volta, non ce Ni la la fa, fa. ni la fa. Generous, ma cos'è? Provazione, From my earth. mi sta a fare una figuraccia, provazione con te, mi sta a fare una E questo tutti i tweet che fa il Papa poi ci fa un video sopra? No, Non lo so, spero di no. anche perché tu poi li vai a vedere tutti, quello è il problema. Io mi sono innamorato Mi sono accorto. di lui. Mi sono innamorato Chiedi la di partnership con lui del tuo canale. In effetti sì, soprattutto quando ha unito Pontefix come Pontefice Ma in inglese. quante visualizzazioni e quanti mi piace ha questo? Di mi piace ce n'ha pochi, cioè non mi piace Strano, purtroppo, è strano, strano, sì. strano, non è stato capito. Non è stato capito. Però che effettua lui, questo che mi inquieta. They are friends, beh, dai, più o meno, dai, siamo lì adesso, non fare il meticoloso, via. Siamo lì. Tro sarebbe through. Tro Sì, sarebbe through. true. Vabbè, gli stavo vicino, dai. No, perché è la terza volta che lo sento comincio a capire cosa sta dicendo, sono tre passaggi. Fino adesso non avevo capito. Risa devo dire soddisfatto. Io tradurrei compiaciuto. Ah beh, soddisfatto. Vabbè. Scusa, magari io c'ho un inglese diverso, non so. Comunque sta, bisogna dargli riprova che ci ha provato. Non conoscendo l'inglese ha voluto fare
Il figo, via, dai, dobbiamo dire. Sì, l'impegno io darei 10. Conoscenza della lingua inglese 4. Conoscenza della lingua italiana 4,5. Conoscenza della lingua latina non pervenuto, quindi vabbè. Vabbè, dai, ci ho provato. Comunque, provazione, ti seguiremo ancora e spero che anche i miei amici, se riuscirei a trovarlo, a me si è voluta una giornata per trovarlo, perché è una cosa incredibile, però se lo trovate è simpatico e bello da vedere, insomma. È un non mi piace, per me non ci vuole. Un commentino per dirgli, Pontefix è inglese, non è inglese, ma è latino. Quando ha ragione il mio amico Andrea, bisognerebbe dire un attimino. No, magari in inglese. Però comunque se c'è posto per lui, c'è posto per tutti su YouTube. Ah, c'è posto per tutti. Non voglio essere razzista.